Sono sicuro che ce la posso fare. Questa tecnica esiste. Oggi devo riuscire ad eseguire la mano del colosso. Mano del colosso! Ma così si farà male! Forza, ragazzi! Adesso anche noi dobbiamo darci da fare. Non possiamo arrenderci proprio in questo momento. Sì, ragazzi, questo è vero, però... Avete visto contro chi dovremmo giocare? Proprio per questo dobbiamo dare tutto. Mark! Resta lì! Non ho alcuna intenzione di lasciar perdere. Devo mettere a punto questa tecnica a tutti i costi. Non puoi continuare così. Mister, digli qualcosa tu. La squadra va in ritiro. Quindi andremo in ritiro. Esatto. Ci alleneremo tutti a scuola, mangeremo e dormiremo insieme. Ho avuto anche il permesso della direzione scolastica. Come una squadra vera! Ora che mi ci fate pensare, io non ho mai partecipato a un ritiro in tutta la mia vita. Secondo me sarà molto divertente passare un po' di tempo tutti quanti insieme. Aspetta un momento, mister. Secondo me non ci servirà a nulla. Sarà soltanto una perdita di tempo. L'incontro con la Zeus è dopodomani. E se non metto a punto la mano del colosso per allora... Pensi di farcela? Sei davvero in grado di padroneggiare la tecnica micidiale di tuo nonno nel giro di qualche ora? Ma è per questo che mi sto allenando. Impossibile. Perché? Tuo nonno ha dato tutto per mettere a punto la mano del colosso. Quella tecnica gli è costata anni di fatica e sudore. E tu credi davvero di poter fare lo stesso in un pomeriggio? Inoltre, questa tua fissazione sta diventando controproducente. Ormai è un'ossessione e in questo modo non otterrai mai alcun risultato. Ti farebbe bene dimenticare la mano del colosso per un po'. Devi cercare di pensare a qualcos'altro. Sono d'accordo anch'io. C'è un vecchio proverbio sulla fretta. La cagnetta frettolosa fece i gattini ciechi. Cagnetta? Guarda che doveva essere una gatta, altrimenti come poteva fare dei gattini? È vero, sono uno sciocco, non hai tutti i torti. Forza, tutti a preparare la borsa per stasera. L'appuntamento è per le 19, siate puntuali. Sì! Un ritiro? Proprio così, resteremo a scuola a mangiare e a dormire. Oh, gliel'avrò lavata la biancheria. Prima di salire in camera, togliti quella tuta sporca! Caro, hai sentito? Ti preparo un bagno caldo! Mark, ascoltami quando parlo! Ma come? Povero ragazzo, devi essere davvero distrutto. Fratellone. Cosa? Devo aver sognato. E questo cos'è? Niente, è un regalo per il ritiro. E che bisogno c'era di scrivere il mio nome sulle mutande? Per impedirti di indossare per sbaglio la biancheria di Jack. Eh? La biancheria di Jack? Cosa? Ma come potrei fare uno sbaglio del genere? No. Chiudersi in ritiro. Come gli sarà venuta in mente un'idea così assurda? Forza, Mark! Sei in ritardo! Corri! Professor Suffolk, che ci fa qui a quest'ora? Mi è stato chiesto di partecipare al ritiro come consulente educativo. Gli altri sono già dentro. Sarà meglio che ti sbrighi. Ma... Oh,
adesso basta, siete proprio infantili. Via! Non siamo venuti qui per fare la lotta coi cuscini. Quindi, come dice... Chi è stato? Dove andate? Tornate qui! Lo sapevo che andava a finire così. Ehi, Sam, come mai ti sei portato anche il cuscino che usi a casa? È che senza il mio cuscino proprio non riesco a dormire. Tieni, Steve, prova a toccarlo un attimo. Questa è l'ultima novità in fatto di cuscini anatomici. Anatomico, hai detto? Ehi, ma è proprio fantastico! È una versione in edizione limitata per la notte. Dite un po', ragazzi, ma dove pensate di essere? Ma quanto sei bravo! Allora ci sai fare veramente in cucina! Me la cavo, è perché cucinavo spesso per la mia sorellina. Di un po', si può sapere che cosa hai combinato con quelle patate, Bobby? Guarda che non è in questo modo che si tagliano! Beh, non è mica una tragedia. Che cosa dici? Cerca di metterci più impegno, scarsa fatica, che non sei altro! Io detesto affettare le cipolle! Beato te, con quegli occhialini puoi affettare tutte le cipolle che ti pare. In effetti. Prendi. Era da tempo che non li vedevo così spensierati. Mark invece appare ancora molto turbato, purtroppo. Il segreto è in quel punto, ma anche nella postura. Che cosa devo fare? Io proprio non capisco. Chi parla? Tutto è stato predisposto secondo i piani. La ringrazio molto. Allora, si può sapere che cosa vuoi? Ecco, vorrei andare in bagno. In bagno? Beh, allora vai, che cosa stai aspettando? Devo andarci tutto da solo. Eh? Ma certo che devi andarci da solo! E cosa faccio poi se incontro un fantasma? Ehi, ma grande e grosso come sei, hai ancora paura dei fantasmi? Fantasmi? Fantasma! Se vuoi, Jack, ci vengo io con te. Oh, sei tu, Jim, che paura! Ci hai spaventato a morte! Jack, senti, non ce la faccio più! Va tutto bene, Jim! Vedi niente in giro! Che è successo, Jack? Nulla! Me lo sono solo immaginato! Il fantasma! Visto! Ma che cosa hai visto? Fantasma! Era in seconda B! Un fantasma in seconda B? Esattamente! Non dire stupidaggini! Non esiste alcuna prova scientifica sull'esistenza dei fantasmi! Jack ha ragione, qualcuno c'è. Direi che si trattava di un adulto. È strano, eppure Mildred, il mister e il professor Suffolk sono tutti qui. Il signor Dark! Il signor Dark! Quello che Jack ha visto potrebbe anche essere un suo complice. Ricordate quando l'Inazuma Eleven ha avuto un incidente e non ha potuto giocare la finale? Era tutta colpa del signor Dark. Sì, è possibile! Allora andiamo tutti a prenderlo! Voglio scoprire di chi si tratta, diamoci da fare! Sì! Nelly, io vado con loro! Va bene, ma... Inazuma! Così sarebbe là dentro. Sì. Non hai più scampo, ti abbiamo scoperto ormai.
qui dentro non c'è nessuno. Se l'hai svignata di sicuro. Ah? Oh, eccolo, è laggiù! Bravo, l'hai preso in pieno! Il mio cuscino! Adesso vediamo chi sei. Ma lei che ci fa qui? Che cos'è questa confusione? Oh, eh? Il signor Binder, signor Hilltown e c'è anche il signor Sweet. Che sta succedendo qui? Allora eravate voi, ragazzi. Abbiamo saputo della vostra iniziativa da Suffolk. E così abbiamo pensato che era necessario farvi una bella sorpresa e portarvela. Che cosa? Ora ve la facciamo vedere. Cos'è quella lì? È la macchina di addestramento per la mano del colosso che abbiamo costruito 40 anni fa. Una macchina di addestramento? Siete stati voi a costruirla. La cosa più importante in quella tecnica è l'uso di gambe e bacino. E tutti noi ci siamo allenati nel tentativo di padroneggiarla. Ricordo ancora che ogni sera andavamo tutti quanti a casa di Arthur Sweet per allenarci. E alla fine siete riusciti a farcela. No, non è servito a nulla. Non è servito a nulla, ma come? Lui è stato quasi sul punto di farcela, ma... Questo significa che se Mark usasse la macchina, forse potrebbe riuscirci. Provaci, Mark! Certo, certo, voglio cominciare immediatamente. Sempre se tu sei d'accordo, mister. Ti rendi conto che nemmeno quella macchina ti dà alcuna garanzia di successo? Sì, mister. Allora va bene. Ricorda, devi completare il percorso posando i piedi alternativamente su quei cerchi. Va bene! Mark, siamo tutti con te! Via! Non ci riesco, è bloccata! Purtroppo è un tantino arrugginita. Beh, c'era da aspettarselo, sono passati 40 anni. Avevo previsto questa evenienza, è così! Ha portato dell'olio? Bravissimo, professore, lei è stato davvero previdente. Oh, non è niente. Ora dovremmo esserci. Sei pronto, Mark? Sì! Abbassati di più. Concentra l'energia sul bacino. Sì. Ricomincia da capo. D'accordo, mister. Devi essere più veloce del nastro trasportatore. E non perdere d'occhio gli ostacoli, altrimenti non completerai mai il percorso. Va bene. Che fatica. Tu non sei stanco? Sì. Se siete stanchi possiamo fare una pausa. Voi riposate pure. Prendiamo noi il vostro posto. Ragazzi. Non possiamo restare in disparte a guardare mentre i nostri compagni stanno facendo del loro meglio. Capitano, anche noi vogliamo renderci utili. Capitano, vi daremo una mano anche noi ragazze. Abbiamo il dovere di aiutarti a raggiungere il tuo scopo. Siete fantastici, ragazzi. E pensare che finora ho fatto tutto da solo. Fino a questo momento mi sono ostinato a non chiedere l'aiuto di nessuno, anche se ho dei compagni così generosi ed altruisti. Come posso essere stato tanto egoista e presuntuoso? Non devi dire così. Io vi ringrazio davvero di cuore e vi prometto che farò tutto quello che posso per non deludervi. Grazie, capitano! Forza, siamo Mark. Con te, Mark! So che puoi farcela! Coraggio, si ricomincia! Sono pronto! Devi abbassarti di più. Concentra l'energia sul bacino. Sì. Oh,
Molto bene, ci sei quasi. Sì, ce l'ho fatta! Bene, e ora proviamo qualche tiro. Concentra la potenza su gambe e bacino. Concentrati, Mark, ricorda le sensazioni di poco fa. Sì, cominciamo. Ariete! Inazuma! Mano del colosso! Cosa mi sta succedendo? È come se il mio corpo bruciasse! Oh, ce l'ha fatta! Oh, che peccato! Ci è mancato davvero un pelo! Un'altra volta! Ok! Ariete! Inazuma! Mano del colosso! Ricominciamo! D'accordo! Oh. Accidenti, è stato tutto inutile! Perché? Perché non ci riesco? Deve esserci una ragione! Cosa c'è che non va? Evidentemente manca ancora qualcosa. Che cosa non saprei, ma deve essere una caratteristica unica e specifica. Una caratteristica unica e specifica? Probabilmente solo Ivans era in grado di eseguire la mano del colosso. Forse era una tecnica fatta su misura per lui. Perciò significa che per quanto Mark possa impegnarsi, non sarà mai capace di eseguire la mano del colosso. Soltanto a mio nonno è riuscita quell'impresa. Soltanto lui poteva riuscirci. Si può sapere perché avete tutti quell'espressione? Non abbiamo ancora perso. Dopotutto la partita non è nemmeno cominciata. Ma come vinciamo se non riusciamo a bloccare le loro conclusioni? Se loro segnano un gol, voi ne segnerete uno di più. Un gol in più di loro? Se loro ne segnano 10, voi ne segnerete 11. Se arrivano a 100, voi ne fate 101. Nel calcio vince chi segna di più. Silvia. Quello che sta dicendo Silvia è vero. Abbiamo sempre segnato moltissimi gol. Se loro ne segnano 10, noi ne segniamo 11. E se ne fanno 100, ne facciamo 101. Ehi, hey, Jude! D'accordo. Se serve, ne segneremo 101. Sì, possiamo batterli. Noi della difesa faremo del nostro meglio. Non riusciranno a fare neanche un tiro in porta. Non glielo permetteremo! Se vogliono segnare, dovranno prima passare sui nostri corpi. Sì, sta tranquillo, capitano. Se giocheremo come una grande squadra, potremo battere qualunque avversario. Alla grande, ragazzi! Siete dei compagni meravigliosi! Faremo vedere a quelli della Zeus di che pasta siamo fatti! Ce la faremo. Hai visto, mister? Oggi giocheremo la finale. Giulia, farò del mio meglio. Fatto! Forza! Mamma, io vado! Tesoro? Ma questi sono i guanti del nonno. Credo che sia venuto il momento di usarli. Dopotutto è un'occasione speciale. Nemmeno il nonno ha mai giocato una finale del Football Frontier. Grazie, mamma. Beh, adesso devo andare, altrimenti arrivo in ritardo. A dopo! In bocca al lupo, tesoro. Faccio il tifo per te. È chiuso. È molto strano, non c'è nessuno. Ma che cosa sta succedendo? Oh. Sono Nelly Raymond. Come sarebbe un cambio di programma? Ma così, senza preavviso, ma non è... Ho capito. Va bene, aspetteremo, la saluto. Chi era? Erano gli organizzatori. Ci comunicano che la sede della finale è stata spostata all'ultimo momento. È stata spostata? E dove sarebbe la nuova sede? La nuova sede è... Oh! E quello che cos'è? Non riesco a crederci.
Dunque la sede della finale sarà... Sì. Dobbiamo giocare lassù.